Coach, oggi abbiamo assistito a un'altra battaglia. Sappiamo che i playoff di fatto sono un campionato a parte. La PU è riuscita a fare sua gara 1 delle semifinali. Le sue sensazioni a caldo? Allora, anzitutto devo dire una cosa, io cerco di non parlarne mai, se non proprio in casi, di palese così, difficoltà, ma devo dire che una buona parte del merito di una partita, dell'aver guidato e diretto una partita splendida, fra due squadre fortissime, è stata degli arbitri. Perché devo dire, stasera sinceramente mi devo complimentare con la terna arbitrale che ha diretto con maturità, con fermezza e che ha saputo correggersi su quello che secondo me era un errore, naturalmente forse i miei amici di Scafati penseranno di no, cioè quella penetrazione di Giuri che ha sostanzialmente rotto un periodo di sterilità offensiva contro la zona che Scafati ci ha proposto e che ha interrotto il flusso del nostro attacco. Dopodiché devo dire che fatti i complimenti agli arbitri, bisogna fare i complimenti agli avversari, perché diciamo così, la prova della loro clamorosa intensità mentale è stato il tiro da metà campo di Marino alla fine del primo tempo. Noi segniamo un canestro eccellente andando sul più 15, che mentalmente significa andare al riposo con un vantaggio consistente. Marino, 2 secondi alla fine, prende la palla, palleggia fino a metà campo e tira per segnare. Marino lo conosco bene, lo conosco come ragazzo, super, e come giocatore, super. E ha tirato per segnare, non ha tirato per buttarlo. E questo tipo di intensità mentale, se noi abbiamo vinto oggi, l'abbiamo vinta perché siamo riusciti a pareggiarla con una squadra che ha meno vissuto cestistico di Scafati. Se pensate al cambio del pivot di Scafati e l'ex centro titolare nazionale italiana, Riccardo Cervi. Abbiamo giocato, nonostante i 91 punti subiti, una partita difensiva importantissima, concedendo troppo soltanto nel finale, quando per paura di fare falli abbiamo concesso 2 o 3 penetrazioni quando loro cercavano di recuperare, poi facevano fallo. Però i primi 3 quarti difensivi sono stati straordinari, 2 delle loro principali bocche da fuoco sono state tenute a percentuali basse, perché Gaines ha tirato 6 su 16 dal campo e Thomas 3 su 11. Quindi nella valutazione, grazie al lavoro di tutta la squadra, ma il lavoro di Johnson che ha cominciato contro Gaines, poi ha continuato De Angeli, poi ci ha pensato Schina, poi è arrivato Nobile. Abbiamo visto un rientro positivo di Andrea Amato, che mano a mano riuscirà a essere sempre più in ritmo dentro la partita. E oggi veramente bisogna fare i complimenti. Voi sapete che la gara 1 è sempre la più difficile dal punto di vista psicologico. Se poi oggi ci mettete anche che io temevo quella che chiamo la sindrome della cena, con la prima cena con i genitori della fidanzata, no? Dove vai là, ti devi presentare, ti sbrodoli la minestra sulle ginocchia, poi fai partire. Succede sempre così, puoi fare bella figura e con i genitori della fidanzata fai una figura infame. C'era il pubblico, non lo vedevamo da un anno, quindi c'era anche questo tipo di la sindrome della prima cena a casa della fidanzata. Abbiamo superato anche quella, siamo stati costanti per 40 minuti, la partita è stata splendida e l'insegnamento che ci dà Scafati è che se vogliamo competere, competere, non parlo né di vittoria né di sconfitta, ma se vogliamo competere anche in gara 2, dobbiamo prendere esempio dalla loro clamorosa intensità mentale, perché solo con quella riusciremo, a parità di profondità di rotazione, riusciremo a giocare una partita importante anche fra 48 ore.